Ciao e bentornati. Allora, oggi non sono da sola, ma sono in compagnia di Elisa. Ciao ciao. E lei è una mia amica che ha studiato lingue orientali, quindi è una vera esperta di cinese. E tempo fa vi avevo chiesto sia su Facebook che su Instagram di porre delle domande a lei, quindi curiosità, perplessità, dubbi su com'è il percorso di cinese a un'università di lingue orientali, e quindi oggi è qui per rispondere. Sei pronta? Prontissima. L'unica cosa è che, ragazzi, non ho due microfoni, quindi vedrete un pochino il microfono passare di mano in mano, però insomma, kai shi ba. La prima domanda è: cosa hai studiato e cosa hai fatto dopo gli studi? Allora, io sono una dottoressa in lo tengo io, sì. Proprio io. Perfetto. Allora, io sono una dottoressa triennale in scienza e tecnica della mediazione linguistica, contingente inglese e cinese. Dopo la laurea sono partita in Cina e ho fatto il mio percorso di studi di 3 mesi all'università, la Normal University di Changchun, dove ho poi ottenuto l'HSK Siji, quarto livello. Brava. Che di volta dice... Com'è? Cheesecake. Non si, tu non dici così. HSK. Allora, se vuoi dico HSK HSK per chi non sapesse la versione. Altrimenti diciamo Hanyu Shui Ping Kao Shi, che forse è più adatto. La seconda domanda è: come mantieni costanza per lo studio? Un buon metodo di studio? Se ce l'hai, qual è? Allora, la costanza per lo studio è sicuramente la passione che mi ha spinto a studiare il cinese. Non l'ho mai studiato perché è la lingua del futuro, perché si trova facilmente lavoro, assolutamente no. Ho sempre avuto curiosità verso questa lingua, la cultura in generale, quindi è la passione e la curiosità che mi spinge a studiarlo ogni giorno, anche se ho già smesso il mio percorso di studi. È un buon metodo di studio sicuramente quello di essere molto pazienti, perché il cinese è una grandissima sfida, e di mettere il proprio pigo sulla sedia e scrivere, perché non c'è app che tenga, non c'è metodo rivoluzionario scoperto dal professore, no. Dovete scrivere pagine intere di caratteri. Ma una cosa importante è scrivere non meccanicamente, ma scrivere parlando quello che si scrive. Quindi, ad esempio, non lo so, volete scrivere Xiang, quindi voi scrivete e dite Xiang. E un'altra cosa importante, secondo me, è anche capire da cosa è composto il carattere. Quindi quando si scrive, quindi appunto Xiang, dobbiamo dire ok, è albero, è occhio, è cuore, Xiang. Albero, occhio, cuore, secondo me questa è una cosa molto molto utile. Concordo, aggiungo, e anche per esempio ascoltare della musica cinese sicuramente può aiutare. Come il film magari con i sottotitoli, vederli in lingua con i sottotitoli in cinese aiuta tantissimo. Sì, sì, anche se imparate, magari non capite subito nulla, però imparate quella. Imparate, che ne so, quella parolina in più. Lei infatti mi aveva passato ultimissimamente proprio delle serie cinesi, e le potete trovare da oggi sulla pagina Facebook, perché le ho caricate proprio per oggi in concomitanza dell'uscita del video. Facebook mi trovate con China Time. Questa è una domanda secondo me molto interessante, perché me l'avete insomma scritta in tanti. Hai mai sentito di aver sbagliato indirizzo? Personalmente no, ma me lo hanno fatto credere durante il secondo anno di università, quindi nel clou dello studio. Abbiamo cambiato professore e quindi abbiamo cambiato metodo di insegnamento ed anche ovviamente tipologia d'esame. Siamo passati da un esame di una paginetta e mezza a un esame di 6 pagine, e nessuno praticamente riusciva a stare dietro a questo professore. E ricordo che lui al mio esame mise 6 su 30, io ci rimasi malissimo, e lui mi disse durante la correzione mi disse: tu Elisa non sarai mai capace di studiare cinese, il cinese non è la tua strada, e cambiala finché sei in tempo. Tutte cose veramente molto molto brutte da dire ad uno studente nel pieno del percorso universitario. Io ci sono rimasta malissimo, sono stata ferma quasi un semestre per questo, però poi insomma sono una persona molto caparbia
e mi sono messa in testa che questo non era vero e sono andata a Napoli per studiare le Cheesecake 3. E in un mese ho imparato tutto il lessico, grazie anche ad una ragazza madrelingua, e ho superato l'esame con il massimo dei voti. Sono tornata a casa, il professore l'hanno mandato via e io ce l'ho fatta, cosa molto importante, quindi è stato lì che ho detto sì, io ce la posso fare assolutamente, non mi può fermare nessuno, e ringrazio veramente questo professore, perché magari se non ci fosse stato questo episodio io non sarei stata così testarda nel continuarlo a studiare, nell'innamorarmi ogni giorno di più. Pure mortacci suoi. Mi sapevo sbuo in faccia. Poi c'è un'altra domanda che in realtà hai già risposto nella prima. Vale la pena studiare cinese? Si trova lavoro dopo la laurea? Dai. Allora, secondo me il cinese è una buona base per trovare lavoro, visto insomma l'andamento economico della Cina, ma non basta. Non basta, ma come un po' per tutte le lingue, dire di sapere una lingua è dire tutto, ma in realtà è dire niente, perché se si conosce la lingua base e non si è specializzati in qualcosa, non si può fare niente. Bisogna quindi, dopo lo studio della lingua, specializzarsi tipo nel campo turistico, nel campo informatico, in architettura, in qualcosa che comunque ha a che fare magari con la Cina. Ad esempio il designer va tantissimo in Cina, ma moltissimo, però ovviamente è sempre meglio, cioè si ha una marcia in più se si conosce la lingua del paese in cui si va, in questo caso ovviamente la Cina. Quindi sì, secondo me ne vale la pena, ma bisogna, ripeto, specializzarsi, perché altrimenti è molto molto difficile. Anche nell'ambito, nel campo dell'insegnamento bisogna ovviamente specializzarsi, lì poi c'è un altro mondo che si apre, che è molto molto grande, ma forse un'altra volta. E questa è una domanda che non abbiamo preparato, però sono sicura che te la faranno in molti. Perché non hai continuato? Domanda pesante. Sì, pesantissima. Allora, io mi sono laureata in ritardo, quindi avevo già 26 anni quando ho finito la triennale e ne ero veramente piena dell'università italiana, e infatti sono partita in Cina proprio per questo motivo, dove mi si è aperto un mondo. E adesso viene la domanda: e perché non sei rimasta? Non lo so, non sono rimasta perché bisogna essere pronti, non si può andare in qualsiasi momento della vita in un paese così lontano con dei modi di vivere così diversi. Sono ritornata in Italia e volevo ritornare, poco tempo fa ho fatto il pensiero di iscrivermi nella magistrale lì, nella stessa università dove ho fatto l'HSK o HSK. Però è una cosa che in Italia non è riconosciuta, purtroppo non è riconosciuta, quindi ho preferito, siccome la mia vita la voglio vivere in Italia, non la vivrei mai in Cina, quindi ho pensato, ho detto che okay, magari è una cosa che posso fare a tempo tra virgolette perso, che poi andare nel paese dove si parla lingua non è mai tempo perso, anche solo per 2 settimane, assolutamente ragazzi. Quindi per adesso no, voglio cercare qualcosa qui in Italia, se non verrà magari spostarsi, chi lo sa. Siamo ancora giovani, dai. È aperta a qualsiasi. Sì, 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 esatto. Bisogno di esatto, qualcuno. Esatto. Lei c'è. Bene ragazzi, questo video è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto, anzi sono sicura che avrà risposto a tante vostre domande, tanti quesiti che purtroppo io non posso, proprio materialmente parlando, potervi aiutare, perché come sapete io sono laureata in didattica dell'arte, quindi è tutto un altro mondo. Però se ci dovessero essere altre domande, altre curiosità, quindi queste domande scaturiscono poi a voi altre appunto curiosità, possiamo volendo fare un nuovo video. Siamo pronti. Xie xie da jia de guangzhu. Bye bye.